Salve ragazzi, oggi Solar Smash. Prima però, allora, ieri mi sono andato a vedere Minions 2, veramente è un film che ho tante cose da dire. Veramente ho così tante cose che è incredibile, wow. Oggi come molto. Ok, allora io direi che dobbiamo. Allora. Ok, ho imparato a dover. Allora. Ragazzi, c'ho un sacco proprio da dire riguardo quel film che. Wow. Semplicemente wow, è incredibile come siano riusciti a fare un film del genere. È veramente un capolavoro. Ragazzi, è veramente geniale come abbiano fatto tutta sta cosa come abbiano unito cose Shaolin ad un gruppo di super cattivi, diciamo, cartunesco. Agli anni 70, cioè tutte queste tre cose solo in questo film sono state unite, eh. Cioè ragazzi, veramente, poi la prima volta che ho visto i Magnifici 6, veramente, quando ho visto anche il loghettino, mio Dio, non potevo semplicemente pensare che fossero una band tipo, che ne so, i Jackson 5 o qualsiasi altra band bella degli anni 70. In realtà l'unica band che mi viene in mente degli anni 70 sono i The Doors. Ma vabbè, sono solamente io che non imparo. No, in realtà imparo cose, ragazzi, ovviamente. Cazzarola tutti sti pezzettini piccini picciò che sono più piccoli di mio Dio. Non so cosa. Dobbiamo puntare tutto. Poi cos'altro dovevo dire? Ah, ragazzi, veramente io ho adorato molto la soundtrack. Le tracce originali mi sono piaciute, però quelle che sono state pagate perché Cha-Ching. Ho veramente apprezzato, soprattutto è incredibile che in questo film hanno anche messo i Led Zeppelin. Ragazzi, hanno messo tutte queste cose qua in un solo film, cioè pure i Led Zeppelin. Cioè veramente un crossover incredibile. Wow. Ok, mi sa che l'ho fatto bene, adesso lo aggiorniamo. Yes! E l'abbiamo fatto perfetto. Abbiamo proprio fatto incredibilmente perfetto. Abbiamo sbloccato il pianeta cubico. Grazie TikTok, che è il mo. No, non lo dico perché altrimenti poi mi. Vabbè. Comunque. Allora. Qual era quel mio? Allora, dov'è? Ma non la. Non c'è. Dov'è quel missile che do. Ok. Ah, ok, ecco il missile. Signore e signori, ne abbiamo appena spiegato uno. Allora, dovrei tecnicamente distruggere un po', diciamo, questo mondo. Poi devo usare il missile, mentre il missile sta facendo il bene. Intanto potete vedere già le migliaia di persone che stanno morendo.
Eccolo, ho sbloccato il mondo di Minecraft, ragazzi. Una cosa incredibile, wow. Veramente se proprio lo rompi e letteralmente ci sono altri cubi, è veramente qualcosa di incredibile sta cosa, wow. Ma comunque allora parliamo di Minions 2, allora ritorniamo a parlare di Minions 2. Allora. Vabbè. Abbiamo superato sto trailer. Ragazzi, siete pronti perché sto... Allora, ovviamente lo faccio con questi qua che lo faccio anche veloce. Ragazzi, come si faceva la spada laser? Comunque, comunque veramente le due storie veramente si combaciano incredibilmente bene. Le storie dei film, quella del film di cui stavo parlando, veramente. Cioè, posso capire del filler come ad esempio il fatto della maestra di Kung Fu non è che sia che raggiunga molto alla storia. E anche come cacchio? Ah sì, del finale dove c'è dove c'è il chiamato dove c'è il cattivo chiamato che letteralmente si chiama Willy Crudo. Non sto scherzando, è effettivamente un cattivo che si chiama così, ovviamente crudo con la K perché inserire canzone di che ne so, che canzone mettiamo, tipo non inseriremo il dissing di Tupac che fece ormai morto Biggie Smalls, però cazzarolate, tutti sti buchi neri che letteralmente vabbè. Comunque la cosa comunque il falso finale con Willy Crudo è comunque meglio del finto cancro di White Man. Bene, da un argomento che è successo pochi giorni fa ad un altro, il cancro di White Man. Per chi non lo sa, c'è questo TikToker che ha deciso che ha fatto, diciamo, hype e è diventato strafamoso fingendo il cancro. Beh, io non fi... Beh, e poi si è scoperto che non era vero. Beh, sappi che se io avessi un vero cancro, lo userei... Lo userei... Cioè, hai un cancro vero. Cioè... Un pochino come se io facessi finta che sono stato a Romix del 2016 e ho fatto una foto con Ciccio Gamer, Joker e gli Illuminati. Cioè, è un pochino come questo. Ok, io direi di restartare tutto questo per niente. Cazzarola, quando te... Ragazzi, io non so più sbloccare... RIP, ma comunque, allora... cos'altro parlare riguardo comunque è stata anche bella come comunque è stato molto bello come è stato diciamo usato Gru
come sia tutto iniziato e come è stata cosa. Vabbè, veramente quel film è assolutamente incredibile. Comunque, io direi che può finire questo video. Dai, causiamo una supernova e ci possiamo salutare.